Io non so se voi ragazzi lo sapete, ma io sono una fangirl, cioè non grande, non grossa, cioè grassa. Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come ho già avuto modo di accennarvi nell'intro, io sono una grande fangirl, cioè nel senso proprio è grande, così grande che gli anni passati sono stata a un sacco di convention. Era un argomento che trattavo un pochino all'inizio, inizi del canale, però non ne ho più parlato e mi sono detta, ehi, perché non ritirare fuori questo bellissimo argomento? In particolare lo spunto è arrivato visto la mia collaborazione con la Nice Sky Events e la convention italiana di The 100, la Conclave. Ma partiamo dagli inizi. Ho sempre avuto un amore spasmodico per i telefilm, veramente uno dei miei più grandi amori. E mi ricordo che diversi anni fa, ero forse pure sotto esami, scoprì dell'esistenza di una convention di The Vampire Diaries in Francia e il mio mondo cambiò. Non era la mia serie preferita in assoluto, però diciamo la seguivo comunque appassionatamente. Quando ho scoperto che c'era questa cosa, questa strana fiera in Francia, dove la gente pagando poteva incontrare gli attori della suddetta serie, veramente non ci potevo credere. Vi giuro, ero emozionata come in poche volte nella mia vita e ho fatto di tutto per andare a questa mia prima convention, risparmiando i soldi, organizzando il viaggio, cercando qualcuno che venisse con me, però alla fine non c'era nessuno. Quindi poi sono andata da sola, però ho fatto conoscenze poi là. È stata veramente un'avventura incredibile. E poi da lì è diventata praticamente una droga, perché una volta che cominci non puoi fermarti. Da lì ne ho fatto un'altra di The Vampire Diaries, ne ho fatte due di Pretty Little Liars, ne ho fatta una di Elle Word. Insomma, c'è da dire che l'universo delle convention è molto proliferato in questi ultimi anni, perché appunto c'era una grandissima partecipazione, perché la gente, cioè, ovviamente è fuori di testa l'idea di seguire una serie magari per anni e sbam, ritrovarti gli attori che sei abituato a vedere tutte le settimane lì davanti a te, davanti alla tua faccia e poterli abbracciare e poterci parlare, è incredibile. E quindi magari voi non sapevate dell'esistenza di questa cosa, io oggi vi sto facendo blow your mind come successe a me tot anni fa. E diciamolo, le convention sono un investimento, perché comunque io ci ho impegnato molti dei miei soldi per fare questi incontri, sia per il viaggio che per effettivamente poi i pass e tutte le cose. Vi lascio magari qua sotto i video dove parlo in dettaglio tipo dei costi delle convention, di come funzionano eccetera, perché altrimenti questo video diventerebbe lunghissimo e lì ci sono già tutti i dettagli. Però veramente sono stati degli eventi incredibili che ho impressi nella mia memoria, e non soltanto per le foto, gli autografi, ma proprio gli incontri, le sensazioni, le amicizie che ho creato con alcune persone sono ancora in contatto, ed è stato così bello, è così incredibile essere in un luogo dove tutti siete così appassionati di una cosa e tutti siete così esaltati. Ed è, non lo so, è bellissimo, è fuori di testa. E niente, volevo tanto fangirlare su questa cosa un sacco, perché è da un po' che non vado a convention e finalmente quest'anno a maggio vado di nuovo a una convention, ovvero quella di The 100 di cui vi ho accennato all'inizio. Vi lascio tutte le indicazioni per questa convention qua sotto. Secondo me bisogna veramente sostenere le convention in Italia, perché appunto molti dell'investimento del fare una convention è il viaggio per andare in Inghilterra, in Francia, eccetera. Il fatto che ci sia qualcosa in Italia trovo che sia incredibile e appunto sono veramente per il sostenere queste associazioni italiane che si impegnano gratuitamente per portare degli eventi così incredibili anche qua in Italia. Qua relativamente, perché io sono in Svizzera, però avete capito. E niente, The 100 è una delle serie che più mi è piaciuta in questi ultimi anni, quindi l'idea di poter incontrare attori di questa serie, cioè, mi esalta a livelli che non potete immaginare. E spero di vedervi lì a maggio, vi lascio tutte le indicazioni delle date, dei biglietti, di tutto qua sotto, così almeno siete al corrente. E niente, fatemi sapere se avete mai partecipato a una convention, se vi piacerebbe, quali attori vi piacerebbe incontrare. Fatemi sapere se ci vedremo a maggio alla convention di The 100, perché sarebbe bellissimo sclerare insieme. Io vi auguro la più magica delle giornate e noi ci vediamo molto presto. Ciao!